Avete presente Ace, quel personaggio estremamente adorato dal pubblico e che Oda ha deciso di eliminare anche se il team di editor era estremamente contrario? Ecco, oggi non parliamo di lui, però parleremo del suo rimpiazzo. Perché sì, questo video richiesta vede la figura di Sabo estremamente centrale, dato che è l'indiscusso protagonista del 744. In quello che potremmo definire un disturbo ossessivo-compulsivo al limite del patologico, Oda ha deciso di strutturare tutta Dressrosa come una riproposizione in salsa Nuovo Mondo di Alabasta. Tanto per fare qualche esempio iper rapido, il villain dell'arco narrativo è uno Shichibukai a capo di un'organizzazione malavitosa, nel primo caso Crocodile con la Baroque Hawks e nel secondo Doflamingo con la Doffy Family e con tutto il suo sottobosco criminale. Entrambi gli Shichibukai erano considerati eroi della popolazione dell'isola ed entrambi hanno accusato il re di crimini non commessi. Cobra era stato accusato di aver privato il regno della pioggia, e quindi dell'acqua, mentre Riku di aver sterminato indiscriminatamente larga parte della popolazione in un atto di pura crudeltà. E ancora più interessante, i sovrani ufficiali inizio arco narrativo, ossia Cobra e Doflamingo, erano stati originariamente draghi celesti di nascita. Non è quindi un caso che, esattamente come nella saga della Baroque Hawks, che ha introdotto un fratello di Luffy che intercede per salvare il fratellino da uno scontro scomodo, qui abbia introdotto Sabo che compie lo stesso identico ruolo narrativo. Se vogliamo, l'introduzione di questo personaggio era un po' il segreto di Pulcinella, perché era naturale, sarebbe ricomparso prima o poi, fin dei tempi di quel flashback di presentazione da piccino. Morte non confermata è scene anzi molto ambigue in tal senso, con tanto di indizi sul frutto del diavolo di Dragon, tra l'altro, però questo è un altro discorso. Dopo 13 capitoli di pseudo mistero sulla figura che aveva preso il posto del protagonista nel torneo di Dressrosa, ecco che ci viene insomma confermata la sua identità. Viene difficile parlare del comparto tecnico dei combattimenti in questo torneo, perché è molto diverso dai classici tornei che solitamente vediamo nei Battle Shonen. È dagli anni 80 che il torneo è diventato un topos narrativo classico di vari battle, però solitamente questo assume la forma di vero e proprio motore narrativo. Mi spiego meglio. Tendenzialmente l'intero arco narrativo di questi battle si basa proprio sullo sviluppo di questo torneo, e la trama e le tematiche annesse sono subordinate all'ordine degli incontri o alla struttura stessa di questo torneo. So che detta così è schifosamente ingarbugliata, però pensate a quelli di Dragon Ball, a quello di Yu degli Spettri, al torneo di Chunin di Naruto, il torneo della magia di Fairy Tail e molti altri. Il torneo è la base principale e sopra di esso viene ricamata poi tutto il resto della narrazione. Eppure a Oda di questo crisma fregava meno di zero. La cosa, secondo me, è palese. Lo ha proprio inserito come specchio per l'allodole. Lo manda in caciara fin dalla sua presentazione, tra scene comiche e scene trash che si vanno ad alternare continuamente. E lo sviluppo della conclusione, che vediamo in questo 744, non è affatto da meno. Sabo sembra combattere alla pari con gli avversari della finale. Ma non appena capisce che i giocattoli di Dressrosa sono tornati umani, ecco che flexa potentissimamente la sua dominanza e conclude lo scontro farlocco in 2 nanosecondi. Pone fine al torneo dimostrando che il dislivello di forza tra lui e gli avversari era imbarazzante. Quindi, dal punto di vista del pathos e dell'interesse per gli scontri, questo torneo, rispetto a quelli dei colleghi della rivista, è sicuramente il più debole dal punto di vista dell'emozionalità. Eppure, se contestualizzato con le intenzioni dell'autore, secondo me è perfetto. Era una farsa per gli organizzatori, che non volevano cedere il Mera Mera praticamente a nessuno e il cui piano era in realtà fregare unicamente Luffy. Era una farsa per Sabo, che poteva concludere lo scontro in pochi istanti ma attendeva il momento di caos più opportuno. Era una farsa per la falsa speranza di libertà che veniva data a Rebecca e a tutti i gladiatori. Insomma, in generale era tutta una presa in giro, sia da parte di Oda che di personaggi stessi. Il torneo quindi arriva al termine con Sabo che fa suoi i poteri del Mera Mera e si rivela al mondo intero. La sua presentazione e la scena in cui scaglia Liken, il pugno di fuoco, è davvero una delle scene più forti e impattanti dell'opera. Quindi Oda qui è riuscito a progettare in quei 13 capitoli di attesa un buon crescendo, che ha culminato come da programma con la presentazione di un personaggio che scopriamo essere il diretto sottoposto di Dragon, quindi un rivoluzionario.
Ricordo ancora come al tempo di Dressrosa si pensasse che il personaggio che avrebbe ingerito il Mera Mera sarebbe entrato nella ciurma di Luffy. Eppure, con la scoperta di questo ruolo all'interno delle file di Dragon, l'ipotesi del suo ingresso era completamente da scartare. Alla fin fine, il ruolo da rivoluzionario è ben più importante di quello di pirata, e visto il passato e la famiglia di Sabo, è perfettamente contestualizzato in quegli obiettivi. Tra l'altro, ho trovato alquanto carino il restyling del personaggio rispetto alla presentazione del flashback di Marineford, perché l'aspetto che Oda ha donato a Sabo è comunque simile a quello di Artful Dodger, personaggio dell'opera Oliver Twist di Charles Dickens, dove anche lui, infatti, faceva parte di una banda di ladri bambini. Quindi, anche dopo tutti quegli anni, il personaggio, per quanto adulto e con un nuovo character design, mantiene quell'imprinting di base, e io personalmente l'ho apprezzato molto. La vera questione su cui porre l'accento, però, secondo me, è il chiedersi se eventualmente sia corretta, narrativamente parlando, questa scelta da parte di Oda. Perché, per quanto il personaggio fosse nella mente dell'autore fin dagli esordi, è inevitabile che il fandom si interroghi sulla presenza di questa scomoda riproposizione di un Ace biondo. Dargli il Mera Mera, insomma, ha e aveva una ragione dal punto di vista della trama o magari è appunto semplicemente fanservice. Per come ci vengono presentati i tre fratelli, reputo la scelta coerente con la loro caratterizzazione intima, diciamo. Alla fin fine, lo stesso Luffy dice che avrebbe voluto ingerire quel frutto, se solo non avesse già avuto i poteri della gomma. Quindi, se il protagonista fa quel ragionamento, è logico che anche il fratello la ragioni allo stesso identico modo. Ma c'è di più. Come abbiamo detto anche prima, Sabo è la presentazione ciclica dello schema narrativo del nuovo mondo e quindi ricalca l'introduzione dello stesso Ace. Però, se è vero questo, è anche vero che la profondità tematica e il legame con l'arco narrativo è superiore in Sabo rispetto appunto ad Ace. Il biondo nasce in una famiglia di nobili mondiali, che come tale disprezza chiunque abbia umili origini, però di indole è agli antipodi. Sabo trova le differenze sociali, il razzismo e tutti i valori dei nobili come stupidi e insensati, e proprio per questa ragione il suo coinvolgimento a Dressrosa è superiore rispetto a quello di Ace ad Alabasta. Il villain del suo arco narrativo è a sua volta un nobile, che però disprezza profondamente gli altri e vuole ergersi su tutto e su tutti. Dal mio punto di vista, quindi, sì. C'è una buona componente di fanservice nel cicciare fuori Sabo e nel dargli il potere del frutto Mera Mera. Però allo stesso tempo tutto il contesto narrativo è estremamente coerente. Insomma, secondo me Oda ha unito l'utile al dilettevole. Sabo è un rivoluzionario, è un personaggio che lotta per le persone socialmente emarginate o dimenticate, lotta per la libertà e lotta per l'uguaglianza, ed è insomma un nemico giurato dello status quo instaurato nel mondo di One Piece. Quello status che invece Doflamingo venera, e lo venera al punto tale da volersi inserire proprio al suo vertice. Sabo rifiuta il suo status di nascita, mentre Doflamingo vuole riappropriarsene. Ma anche per oggi l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi, per seguirmi o per supportarmi. Io spero che anche questo video sia stato poi apprezzato in generale da tutti quanti voi, ma soprattutto chiaramente dal supporter al canale che l'ha richiesto. E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag cavoletti di Bruxelles. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo domani con un nuovo appuntamento settimanale. Bella a tutti!